Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Fra le 6 facoltà che si possono scegliere in via Trieste troviamo anche la facoltà di scienze della formazione, che riassume oggi quella tradizione pedagogica che caratterizzò fin dalla sua nascita la sede di Brescia. Ascoltiamo e andiamo a scoprirla in questa intervista al professor Luigi Pati. Professor Pati, cosa propone per il prossimo anno accademico la facoltà di scienze della formazione? Ma direi che per quest'anno la facoltà di scienze della formazione si mantiene sull'offerta tradizionale, nel senso che noi in facoltà stiamo già predisponendo alcune modificazioni dell'attuale impostazione, ma di questo parleremo il prossimo anno. Per quest'anno quindi c'è la riconferma dell'offerta formativa degli anni precedenti, vale a dire facoltà di scienze della formazione che offre agli studenti bresciani il corso di laurea in scienze dell'educazione e dei processi formativi e il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Sono due offerte estremamente significative che, come abbiamo avuto modo di vedere quest'anno, hanno ottenuto grande adesione da parte degli studenti anche per le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro che offrono. E quali sono questi sbocchi professionali, fra virgolette, garantiti o che offrono questi corsi di laurea? Direi che sono diversificati tra loro, hanno tutti a che fare con il mondo dell'educazione. Però se possiamo fare una distinzione, direi che scienze dell'educazione e dei processi formativi riguarda soprattutto il mondo dell'educazione collegato al tema dei servizi sociali. Quindi comunità per minori, asili nido, strutture educative ricreative di quartiere e quant'altro. Cioè tutto quel mondo dell'educazione che è collegato agli interventi educativi o di prevenzione o di recupero o di riparazione. Per quanto riguarda invece l'offerta formativa del corso di laurea in scienze della formazione primaria, riguarda fondamentalmente la formazione degli insegnanti per le scuole dell'infanzia e per le scuole elementari. La sede di Brescia dell'Università Cattolica nasce proprio con questa attenzione all'area pedagogica. In questi 40 anni o più di 40 anni ormai, come si è trasformata? Ma direi che ha avuto una grande trasformazione. Io conosco la sede di Brescia da ormai più di 30 anni e devo dire che nel corso di questi decenni si è certamente trasformata. Tra l'altro questa domanda mi permette anche di sottolineare un elemento che ho dimenticato di rilevare nella risposta precedente, cioè il fatto che il corso di laurea in scienze dell'educazione e dei processi formativi riguarda sia il mondo dell'educazione ma anche e soprattutto il mondo della formazione nel settore produttivo. Cioè noi abbiamo un curriculum del corso di laurea che forma i cosiddetti formatori, soggetti che sono chiamati ad intervenire nelle attività produttive per attivare presso queste attività, questi ambienti produttivi, percorsi di formazione del personale. Perché sottolineo questo aspetto? Proprio per significare la trasformazione della nostra università. Nel corso di questi 40 anni l'Università Cattolica di Brescia io direi che ha privilegiato due settori. Il primo è quello di un radicamento sempre più vivo e sentito nel territorio. Quindi da questo punto di vista direi che è sotto gli occhi di tutti il fatto che la sede universitaria della Cattolica di Brescia abbia stabilito con le varie istituzioni territoriali, pubbliche e private, politiche e no, tutta una serie di rapporti che certamente hanno giovato sia all'università sia alla stessa città di Brescia. Per altro verso, questo radicamento nella città da parte dell'università ha implicato tutta una serie di rapporti con le realtà produttive.
e proprio per questo hanno la possibilità di far vedere ciò che l'università svolge al proprio interno, ma anche c'è la possibilità di portare all'interno dell'università quella che è la realtà lavorativa. Chi vuole essere deve esserci. L'appuntamento è con l'Open Day Open Mind in programma lunedì 7 luglio. Anna Mostarda, che consiglio possiamo dare a chi si sta diplomando in questi giorni? Il consiglio è di approfittare di questa giornata e di intervenire a questo appuntamento, che è un appuntamento sicuramente molto utile perché darà la possibilità a chi ha già le idee chiare però ancora dei dubbi di incontrare docenti e studenti che si sono già laureati da noi e quindi avere le ultime informazioni utili per una scelta esatta, e soprattutto anche per chi invece ancora non ha scelto ha la possibilità ovviamente di conoscere nello specifico la nostra offerta formativa e anche tutti gli aspetti amministrativi legati all'immatricolazione e quant'altro. A che ora si inizia? Allora, l'appuntamento è fissato per le ore 15, nel senso che c'è l'apertura del punto informativo dove i ragazzi possono già ritirare la modulistica, le brochure relative al piano di studi ormai anno accademico 2008-2009. Alle 15.30 iniziano invece le presentazioni, nello specifico il primo appuntamento per quanto riguarda la facoltà di lettere e filosofia, alle 15.30 contemporaneamente a sociologia, alle 16.30 proseguiamo con scienza della formazione, alle 17 scienze linguistiche e letterature straniere e scienze matematiche, fisiche e naturali. Concludiamo con psicologia alle 18. Per quanto riguarda matematica e fisica, avete organizzato un incontro dibattito come l'anno scorso? Sì, esatto, un momento, un'attenzione particolare per la facoltà di scienze matematiche, e viene c'è appunto un incontro dibattito dal titolo Quale energia per un futuro sostenibile, e ospite d'eccellenza l'ingegner Paolo Rossetti, direttore di A2A. E ora andiamo nella libreria della Cattolica per farci consigliare qualche libro per l'estate da Elena Scotti. Allora, oggi vi voglio presentare due opere prime. Un'opera, La solitudine dei numeri primi, di Paolo Giordano. I ricordi vivono nella mente, il presente vive nel cuore. E se la mente ed il cuore fossero due numeri gemelli? È la storia parallela di due bambini, adolescenti ed adulti, Alice e Mattia. Senza mai cadere nel sentimentalismo, ci parla dell'incapacità di vivere l'amore e l'amicizia, affrontando argomenti duri come la solitudine, il dolore e l'anoressia con abilità e precisione. È il primo ed è finalista alla 62esima edizione del Premio Strega e parteciperà alla 46esima edizione del Premio Campiello. Altro libro, sempre opera prima, questa autrice francese, Delphine de Vigon, e questo libro parla di due ragazze totalmente sole, completamente diverse ma destinate a riconoscersi tra la folla parigina. È un'amicizia che aiuterà le protagoniste a ritrovare nuove speranze. Ha vinto il premio dei Librai 2008 al Salone del Libro di Parigi. Vi presento poi un libro che mi sta molto a cuore ed è Pronto mamma, ti passo la mamma. Ed è storie di affidamento familiare ed è curato da due nostre giornaliste, Paola Carminiani e Teresa Tonna. I genitori e i figli si raccontano. Le storie di questo libro in forma anonima provengono dall'esperienza del Centro Promozione Affidi Familiari di Brescia, dove da parecchi anni alcuni volontari operano con un lavoro silenzioso e tenace. Altro libro molto interessante è Norwegian Wood di Haruki Murakami ed è uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi ed è il libro più intimo ed introspettivo di Murakami. Norwegian Wood è un romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel mondo degli altri per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel che costi. Vi presento poi un'autrice ungherese, Magda Szabó, ed è la mia autrice preferita ed è praticamente considerata la più importante scrittrice ungherese del XX secolo. Di lei in audio ha pubblicato anche i romanzi La Porta e La ballata di Isa, che vi consiglio. Con grazia e semplicità conturbanti, la Szabó racconta di quattro bambini che crescono insieme nella Budapest degli anni 30 del secolo scorso. Diventeranno giovani adulti in un clima di insicurezza provocato dalla guerra e dalle persecuzioni islamiche. Durante la lettura di questo breve romanzo qualcosa potrebbe succedere, un'influenza al contrario, invece di ammalarci ci guarisce. Questo lo dice Vivian Lamarck. È la storia semplice e toccante che racconta di un uomo che piantava gli alberi per puro caso, molti anni fa. Alberi che fin dai tempi più antichi rappresentano il simbolo e l'espressione della vita, dell'equilibrio e della saggezza. È una parabola sul rapporto uomo e natura. E visto il periodo dell'anno prossimo alle vacanze, vi rimando ad alcune guide turistiche per conoscere meglio le città d'origine degli autori che vi abbiamo appena fatto conoscere.
La Francia e Parigi, una delle più grandi metropoli del mondo, con un'atmosfera romantica e raccolta. L'Ungheria, con Budapest, ricca di attrattive legate all'arte e alla natura. E per concludere con Tokyo, dove la vita corre ad un ritmo sostenuto. Non possiamo però non citare la nostra Italia, vero giardino d'Europa. E anche per questa puntata è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi.